Salve ragazzi e bentornati su Pokémon Zaffiro Alpha, la guida in collaborazione con PokémonTimes.it. Nell'episodio precedente siamo stati al Resort Lotta, ma in particolare anche a sbloccare la sala incisa. Quest'oggi ci recheremo verso il percorso 111, verso il deserto del percorso 111, in modo tale da andare a catturare Regirock, il primo leggendario di una lunga serie, tra l'altro. Quindi, non so se ricordate, ma a sud del deserto erano presenti quelle rocce abbastanza strane e inutili ai tempi, che adesso, boh, si sono trasformate in una caverna. O meno, questa qui si è trasformata in una caverna. Rovine sabbiose. Andando più avanti troverete un'altra scritta in braille da tradurre, che farò tipo adesso. Allora, questa scritta in particolare dice: destra destra, poi due volte verso il basso e infine forza. Quindi, obbediamo. Destra destra, due volte in basso e infine forza. Quindi sarà necessario portare un Pokémon che sappia usare forza. Io ho Flygon. E allora? Usando forza cosa succederà? Beh, troveremo un'altra entrata. È apparso Regirock. Sì, ragazzi. Allora, adesso dovremo catturare Regirock, sì. Io sono partito come primo, cioè con Mynectric, in modo tale da usare tuono onda e paralizzarlo. Quindi, beh, volevo togliermi questo pensiero e andare a switchare il Pokémon al prossimo turno. Allora, un'altra cosa che dovete sapere è che Regirock possiede una grandissima difesa. Davvero, è una roccia in tutto e per tutto, nel vero senso della parola, ecco. Quindi cercherò di indebolirlo mano a mano. Adesso provo ad usare Forbice X. Ecco. È già efficace, ok. Lui continua ad usare Forza Antica. Sappiate che comunque possiederà anche altre mosse per boostarsi in qualche modo, o in un modo o nell'altro. Ecco, tipo questa. La difesa. Quindi sì, vado di nuovo di Forbice X, in modo tale da... Beh, non lo mando nemmeno a vita rossa, perché comunque si è boostato la difesa. Adesso usa maledizione, aumenta l'attacco e la difesa, però diminuisce la velocità. Io direi di fare un ultimo Forbice X. Sì, dai, va più che bene. Ecco. Continua con maledizione, aumenta davvero tantissimo la difesa. L'attacco, tra l'altro, la cosa è preoccupante. Parecchio. Quindi, io direi di iniziare a scagliargli le prime balls. Adesso io vi consiglio vivamente di andare a comprare, a Ferrugipoli tra l'altro, delle Scuro Ball insieme a delle Timer Ball, perché ovviamente non si sa, non c'è un tempo determinato per questi Pokémon o meno. Partiamo da 5 a, non lo so, tempo massimo, boh, 35 minuti all'incirca per una cattura di questo Pokémon qui. Quindi, boh, per cercare di fare prima vi conviene comprare delle Scuro Ball. Ecco qui, io ne ho 21, credo di... Boh, penso di farcela, spero. Niente da fare col primo tentativo. Niente Shake, ma bene. Paralizzate, non attacca. La cosa è davvero appagante. Io continuo con le Scuro Ball. Adesso. Niente da fare. Ovviamente non fatevi mancare le Ultra Ball, perché sono comunque importanti nel caso vi dovessero finire le Scuro Ball. Boh, io adesso provo con un Ultra Ball, ok? Aspettate un attimo, dov'è la Ultra? Ok, eccole qui. Ne ho 53. Stiamo un po' a vedere. Uno. È fuori.
Vabbè, la Ultra Ball ha comunque un certo effetto verso i Pokémon leggendari, quindi sì, vi consiglio di comprarle. Perché sono comunque buone. Riprovo con un'altra Ultra Ball. La Scuro Ball non, non ha tantissimo effetto. Saranno i primi Shake? Chi lo sa? Beh, comunque, la Timer Ball ha comunque un certo effetto, andando un pochino più avanti con i turni, intorno al trentesimo turno dovrebbe andar bene. Poi un'altra cosa, fatemi vedere. Boh, io vado di Scuro Ball perché mi conviene per adesso. Magari ha sempre più effetto. Uno. È fuori. Oh, non ci credo. Non puoi fare soltanto uno shake, ti prego, Regirock. Ok. La velocità aumenta l'attacco. Bene. Molto bene, eh? Per non dire male, molto male. Ok. Dai. Uno. Oh, non ci credo, dai. Ferro scudo. La difesa di Regirock è al massimo. A tal punto che non riesce più a boostarsi, eh. Davvero imbarazzante questa cosa. Uno. Due. Oddio, due shake. Ragazzi, possiamo farcela, dai. Posso comunque farcela in un tempo limite, dai, stimato tra i 10 minuti, spero di sì. Ok, Scuro Ball. Niente da fare. Poi, aprendo una piccola parentesi, ragazzi, come ben sapete ci sono altri due Pokémon simili a Regirock, ovvero Registeel e Regice, che verranno assolutamente catturati nei prossimi episodi, ovvero nella prossima parte e nella prossima parte ancora. Uno, due, tre, No, non puoi farlo, non puoi, Regirock, no! Non puoi farmi questo, non puoi! Quanto dovrò sclerare ancora per questi leggendari? Davvero, ragazzi. Fatemi sapere magari sotto con un commento che difficoltà avete avuto voi. Sia con Regirock che con tutti quanti gli altri leggendari. Curiosità personale, voglio vedere se sono io l'unico a sclerare su queste cose. Allora, dai, ancora Scuro Ball. Ti prego, Regirock. Uno. Due. Tre. No! No, ok. Dai, cioè, è un troll vivente questo Pokémon. Dai. Ammasso di rocce. Uno. Due. Tre. E quattro! Oh, e che caspita, dovevo riuscirci prima o poi, no? Oh, ce l'ho fatta. In un tempo limite di 8 minuti. All'incirca, beh, niente male. Ok. Quindi, il Pokédex registra. Registrazione completata. Pokémon Picco. Il corpo di Regirock è formato interamente da pietre. Da un recente studio è emerso che ogni pietra proviene da un luogo diverso. Wow. Non diamo assolutamente un soprannome a Regirock e nient'altro. Quindi, ragazzi, direi che per questo breve episodio è tutto. Catturerò ogni leggendario, diciamo che lo dividerò per episodi. E niente, sì, dipende comunque dalla durata del video, dipende da quanto implicherò a catturare un leggendario, ecco. Tutto è dovuto da questo. Quindi, niente, io vi saluto, come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento sotto per dirmi la vostra. Magari un commento, come vi ho già detto, per dirmi la vostra su quanto avete speso per catturare sti leggendari, ecco, quanto tempo avete implicato su. Soprattutto per Regirock, per Regice, Registeel, ecco, nient'altro. Io vi saluto e ci si becca con la prossima parte a Pokémon Zaffiro Alpha. Ciao a tutti!